Per me è un grande piacere essere qui e appunto, come anticipavano, io mi cimento tra le cose varie in questa disciplina, arte disciplina, sembra un po' una roba bacchettona, diciamo così, in questa cosa, che è molto più vago, che possiamo definire freestyle. Non so, qualcuno di voi sa che cos'è il freestyle? Non ti vedono da lì, vieni avanti. Devo venire avanti, scusate. Qualcuno di voi sa che cos'è il freestyle? Qualcuno sì, ma è quello che già sapeva. Stile libero tutto, in italiano, pezzo. L'improvvisazione, facciamo un po' di improvvisazione in rima, rap, improvvisato, sul momento, sul tempo, così, come viene. Ma per rendere il tutto un po' più complicato, visto che le cose semplici non ci piacciono e visto che dobbiamo assolutamente dimostrare che non c'è assolutamente nulla di preparato, vi chiedo se avete voglia di suggerirci qualche parola di qualsiasi provenienza, di qualsiasi qualsiasi una parola qualsiasi o più di una, anzi sarebbe ancora meglio, a partire dalle quali poi io e il buon Johnny, appunto, che avete già visto invece in cose, un applauso anche per Johnny, ci sentiamo, ciao, così questi applausi, grazie, ci possiamo dilettare. Avete qualche termine, magari il viaggio appunto in cui siete appena stati convogliati via, non so, dato qualche influenza, non so. Castello d'Aquino. Castello d'Aquino, mi sembra un ottimo. Amnesia, ok, Irpinia. Grazie. Irpinia, abbiamo. Ok. Bene. Qualcos'altro? Vabbè, possiamo partire e poi se vi vengono, voi le scagliate così, alzate una mano e vi verrà data udienza, potrete buttare dentro al calderone. A vostro piacimento. Maestro, prego. Ok, partiamo sopra le parole. Abbiamo un flusso per detonare l'improvvisazione. Partiamo, ma non sappiamo dove andiamo. Vediamo un po', ci incontriamo, poi ci innamoriamo. Non lo so, però non c'è male come primo appuntamento. Di certo, quando rimo, lo faccio con una certa ricercatezza, mettendo le punti sullo stilo. Soprattutto se sto al Castello d'Aquino, tu capisci che se sto a un castello e faccio rap, devo per forza dire che sono il re, ma non è mica vero, anzi, sti cazzi, sono pure un ospite, quindi questa è la prassi, ma è uno cliché del rapper moderno, quello che fa il grosso e non scrive sul quaderno. Io in un cliché però non mi ci riconosco, quindi porto il mio rap diretto in questo posto, ed è un piacere essere qua tra i presenti questa sera, e di tutto quello che c'è fuori, potente, mentre devo mettere una censura, sì sì, perché altrimenti la storia qua si fa scura. E lo sai come vada? Vada come vada, è un po' come Harry Potter, lancia un Avada Kedavra, ma non l'ha mai fatto e io non sono certo quel tipo. Però avevamo detto delle parole, scusate se poi cancello tutto, dimentico. C'era di Irpinia, giusto? E allora qua è l'improvvisazione, purtroppo a volte si perde il filo del discorso. Per me, scusate, è la prima volta in questa regione, quindi faccio una prima esperienza, conosco persone, vedo un bel posto e mi sembra come il sole che illumina tutto quanto e porta un poco di vita dove c'è l'ombra, non si muove, attenzione, perché il sole poi dopo riscalda e questo è quello che conta. E io che sono nato in campagna, ho visto il sole illuminare i campi e non ho visto il sole oscurarne tanti altri. Quando cala, vada come vada, ma ogni giorno ha pure la sua notte, altrimenti non avrebbe senso. E più ci penso, più faccio rap, e più ci penso che non ha senso il giorno senza l'oscurità. E magari noi ci stiamo dentro in questo momento, ma non è mica male, belle, in fin dei conti ci sono le stelle, e posso guardare le costellazioni, e qualcuna mi dice pure guarda la luna, che a volte è piena, a volte è vuota, a volte è semipiena, semivuota, a volte sembra che giri a ruota, non si sa bene quale senso ha, però se la guardiamo in profondità, scopriamo la nostra rotondità. Così fece pure Galileo, così feci anch'io nel momento in cui dissi creo. Mi metti sì, mi misi nel modo dell'artista e da lì ricominciò questo mio freestyle. Però erano tre le parole, io una di certo l'ho scordata, scusatemi, questa testa è bacata, la memoria è ormai bruciata. Amnesia, giusto, vedi, in realtà era già lì, è mia, sì. Quindi tutto quanto si chiude come un cerchio, e io l'ho già detto che non mi fermo, l'ho già scritto e circoscritto e sottoscrivo quando lo metto sul quaderno, sì, è l'amnesia, con le mie rime, ne avevo uno ma mi sono scordato che volevo dire,
Ah, niente, non mi viene, mi dispiace. Era l'amnesia il tema, d'altro canto io mi calo nella parte, poi dopo resto in disparte, provo a mescolare le carte sopra il tavolo come un cartomante, ma non è un gioco delle tre carte, e di sicuro, ti assicuro, nonostante il nome sia, sia messia, non predico il futuro, al massimo qualcuno proietta ciò che vuole, io porto soltanto altro suolo sotto le mie suole, mi muovo in un'altra direzione, cerco la esplorazione, cerco di muovere la creazione in un'altra direzione, Genesi, sì. Però non è che la dobbiamo fare per forza in questi termini, ni ni ni, oppure sì oppure no, non è che devi prendere per forza parte in questo spot, perché ormai qua tutta quanta la comunicazione la si può ridurre a pubblicità, quindi non ascoltare chi pubblicizza se stesso.